fatto dal sito Shein, quindi sarà un video haul e dove proverò anche i vestiti che vi mostro, così potete avere un'idea di come sono, anche se sul sito non è che si capisca proprio benissimo. E ho comprato parecchie cose, tra cui soprattutto costumi, un paio di vestitini, un paio di gonne, adesso vi faccio vedere. E ho comprato anche due accessori, quindi partirò con gli accessori. Volevo dirvi che anche questa volta, come nello scorso video che vi metto qui, praticamente loro hanno impiegato una settimana per mandarmi il pacco. Solitamente appunto può essere 15 giorni, 20 giorni o anche un mese. Invece io l'ho ordinato lunedì e mi è arrivato la prima parte, che era praticamente solo un costume, me l'hanno inviato da solo, si vede che era subito disponibile, me l'hanno inviato subito e mi è arrivato venerdì, quindi dopo 4 giorni praticamente, e il resto mi è arrivato martedì, quindi ci hanno messo alla fine una settimana, ma sono stati veramente velocissimi e il pacco è perfetto, non è successo nulla, il corriere mi ha avvisato che sarebbe arrivato, quindi voi potete anche tracciare l'ordine volendo, quindi loro quando lo spediscono, che praticamente la spedizione la fanno dopo 1 o 2 giorni, quindi lo sapete subito, vi danno il numero per tracciare il pacco e voi potete vedere in che punto si trova più o meno. Quindi niente, spero che questo video vi possa essere utile, io parto con i prodotti che ho preso e vi faccio vedere un pochino che cosa ho scelto. Allora, parto subito con i due accessori che sono un zainetto e un portafoglio, così almeno vi faccio vedere subito la parte che non devo indossare, ve la mostro subito. Allora, innanzitutto la cosa che mi piace tantissimo del loro sito, non so se lo fanno anche degli altri, è che inviano tutto nelle buste. E tra l'altro sono le buste con la chiusura ermetica, quindi cioè, le posso usare poi anche per altri, soprattutto quando vado in vacanza, io questi sacchetti li uso tantissimo, quindi sono felice che me ne mandino. Praticamente per ogni capo c'è un sacchettino, quindi ne avete una marea e sono tutti belli protetti all'interno del loro sacchetto, quindi sono super professionali, mi piace un sacco che fanno questa cosa. Allora, io ho comprato questo zainetto, allora, la cerniera che va lungo tutto il bordo in orizzontale e in pratica, allora, ha la tasca frontale e delle taschine laterali, è molto molto leggero, ha anche una tasca sul retro qua, che adesso devo aprire un attimo perché sennò, eccola, se ce la faccio, quindi c'è anche una taschina qui. Praticamente questo zaino ha la particolarità di avere i manici sopra e le due bretelline, che adesso dovrò montare perché me l'hanno mandato appunto smontato dentro il sacchetto, e la cosa carina è che in alto l'apertura è così, praticamente è una specie di apertura rigida, qui c'è un ferro che lo tiene fermo, quindi è rigida, rimane così, però il bello è che voi potete riempirlo come se, cioè ad esempio per i libri, per andare a scuola potete riempirlo e poi si richiude sempre in modo rigido, quindi rimane così, però riuscite a mettere tutto in dall'alto, riuscite a infilare tutto e occupare più spazio possibile perché appunto dentro è rettangolare. Quindi secondo me è una genialata, siccome l'ho visto per caso, perché mi serviva lo zainetto, quando ho visto questo qui ho detto va, magari anche per una vacanza veloce, perché adesso ad esempio devo andare via 2 giorni, quindi mi posso portare le cose qua perché è veramente molto molto capiente, senza che mi porto la valigia, è piccolo ma ha voglia, mi ci sarà un sacco di roba, quindi poi vi farò anche sapere se ci sono riuscita, ma secondo me sarà molto utile. E lo potete portare quindi come borsa, così, e lo potete chiudere perché ha un lancettino, oppure lo potete portare come zainetto, è super leggero, quindi sono molto molto felice. Davanti c'è scritto We are young, we are confident, e sopra c'è Moon Yisha, che sarà una marca cinese, non lo so, comunque carina lo stesso. E l'unica cosa che non mi piace tantissimo è questo, come si chiama? Vabbè, questo che hanno messo nella cerniera, che lo toglierò e lascerò la cerniera normale, tanto si può sfilare, anzi lo faccio subito, così rimane la cernierina semplice, perché non è che mi faccia impazzire questa cosa. Quindi super approvato, questo costava mi sembra 19 euro, comunque vi metterò tutti i prezzi e tutti i prodotti che ho acquistato sotto nell'info box. Il secondo articolo che ho preso, sempre appunto nell'ambito degli accessori, è un piccolo portafoglio, perché il mio purtroppo si è rotto e io utilizzo moltissimo,
perché forse non mi sentite con tutto sto casino. Utilizzo tantissimo i portafogli, quelli piccolini, perché le posso mettere nelle pochette, quindi ok, ho anche il portafoglio quello normale, grande, però solitamente quando poi vado a utilizzare le pochette piccole ho bisogno di un portafoglio piccolino in cui mettere magari i soldi e le carte, quindi li uso tantissimo e quello purtroppo mi si è rotto, quindi l'ho dovuto ricomprare e ho trovato questo sul sito che è carinissimo, è un po' particolare ma a me piacciono tanto le cose un po' strane. Allora, ha davanti dei piccoli animaletti con le code che si muovono, non che serva qualcosa, però era carinissimo. E ha la cernierina qui, ha una cerniera e dentro ha il posto per le carte, solito, insomma, sono quelli classici, piccolini, e costava solo 5 euro, quindi l'ho preso perché per 5 euro cioè, è perfetto, è nero. Lo metto in tutte le borse, quindi ho detto perché no, tanto è anche adorabile, mi è piaciuto un sacco e quindi ho detto lo provo e ne sono rimasta soddisfatta perché mi sembra abbastanza rigido, cioè comunque è fatto bene, ha un pochino l'odore di plastica, però ovviamente per queste cose non è che ci si può aspettare, chissà che comunque per 5 euro è un buonissimo prodotto. Allora, adesso direi di passare ai vestiti che ho preso, non ai costumi, quelli ve li faccio vedere alla fine. Allora, come prima cosa, poi andrò a provarli tutti, quindi intanto vi faccio vedere i prodotti così e poi vi faccio vedere come sono indossati. Gli ho dato una sbirciatina per capire un pochino, anche perché almeno quando ve ne parlo so già che cosa dirvi, più o meno. Allora, ho preso questa gonna, praticamente ha semplicemente l'elastico in vita ed è a valse ed è un verde salvia, verde militare chiaro, magari una capisce bene nella videocamera, però è un verde salvia più o meno, è uno di quei prodotti che comunque sono molto versatili perché è liscia, semplice, molto leggera, ha l'elastico quindi non è impegnativa, anche per andare al mare è super comoda con una t-shirt bianca, una canotta, insomma niente di che, però mi piaceva molto e anche il materiale non è male perché è molto molto leggero, quindi per il mare è perfetta. Poi vi faccio vedere questa che è un'altra gonna, ne ho prese due, questa è rosa con dei piccoli pallini in rilievo, sempre con la balza, ha un doppio strato perché sopra è trasparente, non so se si vede ma è trasparente e sotto ha un'altra gonna, anzi ha più strati, eccola, e sempre con l'elastico in vita, io ho preso la taglia più piccola mi sembra perché di solito a me stanno sempre larghe in vita, ma queste qui sono molto strettine, forse le loro taglie comunque sono abbastanza piccole quindi va bene. E l'unica cosa che non mi fa impazzire è che davanti dovrebbe avere il fiocchettino, ha questi due pennacchi che non so se vedete perché sono lunghissimi infatti, e praticamente questi due fili che si dovrebbero, con cui si dovrebbe fare un fiocchetto, però io penso che ci farò il fiocchettino ma o li taglio o li accorcio perché sono chilometrici quindi praticamente mi arrivano in fondo alla gonna e non mi fanno impazzire, però vabbè, è il meno, questo insomma si possono anche togliere. Comunque la gonna è bellina davanti, è super morbida e quindi questa anche lo stesso per andare al mare un pomeriggio è carinissima ed è molto versatile. A me ovviamente piace il rosa quindi l'ho presa rosa, ma ce n'erano tantissimi tipi anche con le fantasie in questo stile che ce ne potete trovare davvero un sacco. E passiamo a un vestitino che ho preso, questo è un po' particolare, allora ha una fantasia tipo puntini irregolari, non proprio pallini, ed è, se riesco, allora dietro alla cerniera, quindi lo potete infilare dai piedi tranquillamente, chiudere la cerniera, davanti è così e dovete annodarlo dietro al collo, quindi ha questi due triangoli davanti, non è strettissimo devo dire, rimane un po' blando, però ho preso la taglia più piccola quindi meno di questo non potevo. E ha anche altri due fiocchettini dietro per annodarlo dietro la schiena per tenerlo un pochino più tirato. In fondo ha una balsa. È tutto in questa fantasia, anche di questi generi ce ne sono tantissimi, però volevo cambiare un po' perché non ho nessun vestito un pochino particolare, ce ne ho tutti neri, bianchi, insomma volevo fare qualcosa di diverso. Poi ho preso due body, guardo giù perché ho tutte le cose qui. Ho preso un body nero, semplice, con il pizzo davanti, che non so se si vede, ma sì, eccolo, si vede così a V,
ho preso la taglia più piccola perché sotto nelle recensioni delle persone dicevano che comunque era un pochino largo. Non è proprio infatti attillato, però una volta che chiudete il bottoncino comunque resta tirato, quindi non dà problemi e si possono regolare le spalline. Quindi secondo me insomma è ottimo e tra l'altro lo scollo così con il pizzo è carinissimo. Quindi questo qui è bellino da indossare anche con gli shorts o anche sotto una delle gonne che vi ho mostrato. E ha un tessuto simile a quello del costume, quindi una microfibra un po' lucidina, non saprei bene come definirmelo, però si sembra un po' il tessuto del costume. Ho preso poi un altro body, ne ho preso uno nero e uno bianco. Allora, questo qui, bianco, è praticamente una specie di canotta con le frappe sulle maniche. Così a body, questi sono dei body sgambati e li ho presi apposta perché solitamente quando prendo i body normali con a slip, diciamo, quando poi andate a mettere i pantaloni si vede sempre il segno della cucitura, e siccome è una cosa che io odio, infatti non metto mai i body per quello, ho preso questo che è sgambato perché non si nota assolutamente la cucitura, tra l'altro non è neanche super tirato, quindi non lo vedete. È carinissimo, è un po' pesante il tessuto, però giustamente essendo bianco, se fosse stato leggero probabilmente sarebbe stato trasparente, quindi comunque mi piace moltissimo. E questo qui è la taglia più piccola ed è abbastanza tirato, è un po' strettino da indossare, però poi su ovviamente sta attillato, quindi va bene. E mi piace tanto anche questo qui con uno shorts è bellino davanti. L'ultimo capo che ho comprato è una felpa, che è l'unica di questo haul che non mi ha proprio convinto al 100%, perché le altre cose devo dire che sono molto carine, sono come me le aspettavo. Invece questa, allora, questa praticamente è una felpa corta, crop, quindi arriva in vita. Allora, aspetta, così. Una felpa manica lunga, lo so che adesso è estate, ma siccome costava veramente poco, tipo sui 10 euro, ho detto la provo, che tanto, a parte che la sera ogni tanto fa freschino, quindi io ho sempre qualcosa da mettere su, e poi d'inverno mi piacciono tanto queste felpe, quindi l'ho voluta prendere, era un po' che la puntavo, perché, vi faccio vedere la particolarità, sarebbero le due orecchie da gatto che ha sul cappuccio, però nella foto rendeva molto di più. In realtà è un tessuto morbido, quasi come fosse una maglietta, quindi non è felpato, e le orecchie rimangono cadenti, quindi insomma non si vedono, stanno un po' in giù. E quindi vabbè, quando avete il cappuccio giù ovviamente magari le riuscite a notare un po', però non è che sia proprio il massimo. Cioè non mi aspettavo che fosse un tessuto così morbido. È molto comoda, è morbidissima su, quindi comunque state comodi. È più una maglia larga che una felpa, però non mi dispiace. L'unica cosa che mi dispiace è che appunto le orecchie stanno giù, quindi non si vedono, che era la particolarità di questa felpa, però dopotutto, insomma, quando comprate online non sapete mai cosa aspettarvi e non c'erano neanche foto, mi pare, quindi purtroppo è andata così. Comunque non è male, semplicemente non è proprio come me l'aspettavo. Adesso vi mostro i costumi. Parto con questo perché è l'unico costume che mi è arrivato prima, mi è arrivato il venerdì da solo, quindi ho cercato subito di capire come fosse fatto. E vi spiego il motivo. Questo non lo provo perché è veramente troppo e non sarebbe il caso di farvelo vedere qui in video. Allora, è azzurro, tipo blu elettrico, mi piace da morire, infatti forse nella videocamera è ancora più sparato. Ed è un costume intero, un po' sgambato, che dovrebbe avere di fianco appunto questi intrecci. Sì, più o meno, non è che si capiscano tanto, sono degli intrecci, cioè voi dovete mettere appunto il filo tutto incrociato e fare il fiocchetto, però una volta che è su non si nota più di tanto questo incrocio e il fiocchetto è molto lungo, ma non è questo il problema è che anche se davanti a questi due triangoli, e sono anche imbottiti tra l'altro, allora dovete mettere voi le bretelline dietro e quindi andarle a fissare qua. Il problema è che non ha nessun tipo di, come si dice, di laccetto ai lati, quindi qui, e praticamente questi triangoli senza il laccetto è come se non fossero mobili, cioè si muovono tantissimo e non rimangono fissi sul busto, quindi se voi vi muovete un attimo perdete tutto. Però io proverò, siccome questi laccetti sono molto lunghi e non serve che siano così lunghi perché tanto sono lacciati fino a massimo,
io taglierò i laccetti e proverò a cucirli qui, in modo che possa allacciarlo dietro la schiena e tirarlo, perché tirato riesce a stare immobile, quindi lo riproverò e magari vi dico che cosa è successo, se è andato tutto secondo i piani, se no purtroppo niente, perché il problema è che non potete fare il reso dei costumi e di un altro paio di capi, che adesso non ricordo, e quindi i costumi dovete andare a tentativi, però poi non li potete ridare, quindi o vanno bene o non vanno bene, o li regalate a qualcuno. Il prossimo costume, gli altri sono tutti due pezzi, compreso questo. Allora, di questo costume ho preso la M perché nelle recensioni dicevano che era molto molto piccolino, soprattutto nella parte sopra. Io mi aspettavo che sarebbe stato un po' largo, perché io purtroppo, cioè comunque di gusto sono piccolina, e anche la mutanda, che è questa, che è sgambata, è un pochino larga, però su questi costumi comunque si può provare a stringere un po' qui l'interno e quindi tirare un po', non è male. Poi comunque si può usare al massimo uno slip bianco. Il sopra, che è super particolare, è questo modellino qui a triangolo con la frappa sotto. Però quello che mi ha lasciato un po' perplessa è che non hanno una chiusura dietro, quindi voi dovete infilarli dalla testa e non potete regolarli. Non hanno un laccetto, non hanno nulla, e sarei quasi tentata di provare a mettergliela io una chiusura. Perché rimane un pochino largo, poco, però magari se vi tuffate nell'acqua un po' troppo violentemente vi parte tutto. E quindi questa è l'unica cosa che non mi convince tanto, altrimenti il modello davanti ho scelto bene la M, perché forse sarebbe stato troppo piccolino come S. E anche questo, come tutti gli altri, ha l'imbottitura e potete toglierla, quindi poi vedete voi come vi trovate più comodi. Poi questo costume color salvia, lo stesso, più o meno è un po' più scuro della gonna. Allora, sotto è così, non è proprio sgambato come modello, però ha i laccettini che potete tenerli un po' più su o un po' più giù, come vi pare. E il sopra è questo qui, ha questi motivi cuciti, carini molto, e ha l'imbottitura. E anche questo purtroppo non ha una chiusura dietro, come vedete. Non ho capito perché, ma anche qui si potrebbe mettere, perché sarebbe un po' più comoda, più che altro per infilarlo, toglierlo, cioè non è che proprio una cosa super comoda. E potete regolare le spalline, quindi più o meno decidete voi quanto tirarlo per aggiustarlo il meglio possibile. Io però avrei preferito appunto che ci fossero dei gancetti dietro e anche che potessi togliere le spalline, perché a me piace anche invertirle e farle incrociate, diciamo calza un po' meglio quando le spalline sono incrociate dietro, perché si tira in modo più naturale. Però comunque il modello va bene, la taglia lo stesso, ho preso la S, ho preso di tutti la S a parte quello a pallini, e finora insomma ci ho preso, quindi è andata bene. Penultimo, ho preso questo costume qui che mi piace un sacco. Praticamente è una fascia con il laccetto qui che si può togliere, quindi voi potete farla sia come fascia normale, se riesco, come fascia, e sia con il laccetto per stringere in mezzo. Non ha neanche questo un laccetto, niente dietro, quindi rimane proprio liscio, però è abbastanza stretto, cioè io ho preso la S e mi sta bene. E quando lo indossate dovete stare attenti perché ha un verso se lo lasciate anche a fascia, e l'etichettina, che di solito si mette a sinistra, in questo caso va a destra, perché ha una specie di forma sotto che si adatta apposta al corpo, quindi se lo mettete al contrario non sarà molto molto dritto, si capisce insomma che c'è qualcosa che non va, quindi lo vedrete anche voi. L'ultimo costume che ho preso è stesso modello di quello di prima con i fiori, con questa fantasia un pochino a macchioline sul color, non lo so, è un color beigeolino chiaro, quello che va un po' adesso di moda, diciamo, non proprio sabbia, ma neanche beige, non ve lo so definire, però insomma più o meno dai si capisce. Sempre con queste macchioline tonde simili al vestito che ho comprato, e il sopra è a fascia con il fiocchetto, quindi uguale all'altro. E questo è il modello che preferisco, mi è piaciuto un sacco per il colore, perché non ho nessun costume di questo colore,
è molto particolare, sono molto contenta di averlo scelto, perché comunque anche se è un colore chiaro, che di solito su di me non sta molto bene perché sono bianca, e invece è molto molto carino, mi piace tanto. Infine voglio farvi vedere questo, che è solo un accessorio che non vi ho fatto vedere prima, perché alle volte su Shein ti permettono di scegliere un prodotto gratuito se fai una spesa minima, che adesso non ricordo quant'è, un po' varia, e loro ti dicono, quando sei al carrello prima di fare l'acquisto, di scegliere un prodotto a caso, quello che ti piace. Gli altri non mi facevano impazzire, ma per fortuna c'era questo che mi piace tanto. Sono degli orecchini, potevo farveli vedere prima e fare tutto il video così. Comunque, carinissimi, hanno la chiusura un pochino morbida, quindi magari la cambio con un altro gommino, però sono adorabili, mi piacciono un sacco, ho scelto bene, quindi sono contenta anche dell'accessorio gratuito. Questo video haul è stato molto approvato, a parte quelle due cosine che purtroppo ovviamente non si può beccare bene sempre su tutto. Diciamo che in generale sono molto soddisfatta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è stato utile, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. E mi raccomando, se avete dei commenti o delle domande da farmi, lasciatele pure qua sotto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!